ragazze, sono in macchina, mi sto dirigendo alla Decathlon. In realtà ho appena finito di fare gli esami del sangue. E se sentite del rumore è la pioggia, perché come sono uscita dal posto dove vado a fare gli esami del sangue ha iniziato a diluviare. Infatti ieri mi sono stirata i capelli, ma si arricceranno un pochino. Fa niente. Comunque dicevo che sto per andare alla Decathlon perché ho deciso di comprarmi il foam roller che ha il rullo in schiuma. Ho deciso di fare questo acquisto un po' perché è da tempo che volevo comprarlo e un po' perché ultimamente sto spingendo un po' di più con l'allenamento, ma soprattutto con l'allenamento con i pesi. E quindi sento proprio che i muscoli hanno bisogno di un massaggio. Leggevo appunto che il foam roller, oltre a usarlo per fare gli esercizi, è possibile usarlo anche per decontratturare i muscoli, farsi un automassaggio. Non so se qualcuno di voi ce l'ha già, si trova bene, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Comunque oggi vado per fare questo acquisto. Sono arrivata finalmente. Allora, ci sono due tipi di foam roller, questo che praticamente è il più indicato per gli esercizi di Pilates, quindi attivare bene i muscoli del core, mentre per quanto riguarda la mia situazione, quello che volevo prendere io è questo qui, che è quello nero, e praticamente ha delle insenature che ti permettono proprio di massaggiare i muscoli. Inoltre ho deciso di prendermi anche questa training band perché voglio imparare bene a fare dei pull up, e quindi questa mi aiuterà come supporto, perché in genere metto la sedia, però questa mi aiuta come supporto. Quando vengo qui alla Decathlon comunque io curioso sempre, e ho scoperto che ci sono questi che sono dei dischi di sabbia e si possono fare diversi esercizi qua dietro. Infatti ci sono tutti gli esercizi che si possono fare, ma è fantastico perché io posso usarli per la mia sandbag, quindi ci farò un pensierino e prima o poi sicuramente li comprerò per incrementare il peso della mia sandbag. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi li utilizzate, questi dischi di sabbia, ne sapevate qualcosa, perché io sinceramente è la prima volta che li vedo e sono rimasta stupita ma contenta. Eccomi tornata a casa. Come vi dicevo, ho preferito comprare questo tipo di foam roller perché è più indicato per l'automassaggio. Il foam roller non è solo indicato per l'automassaggio, ma serve anche per attivare i muscoli del core prima del workout o altri muscoli, aiutarci a rinforzare l'equilibrio, migliorare la postura, la circolazione del corpo, insomma tutta una serie di benefici. Ovviamente non possiamo sostituire un automassaggio con un massaggio fatto da professionisti, quindi se avete dei problemi ovviamente consultate professionisti, medici che vi possono aiutare per il vostro tipo di problema. Dobbiamo cercare di far sì che tutti i muscoli del corpo lavorino per il proprio scopo, perché se un muscolo è più debole oppure contratto, ovviamente altri muscoli si sobbarcheranno il suo lavoro e quindi rischiamo di disallineare il corpo, piuttosto che abbiamo comunque disequilibri. Quindi è sempre bene far sì che non abbiamo dolori, che i muscoli lavorino nel modo giusto, e rinforziamoli questi muscoli, ragazze, perché veramente sia per il fatto di allenarci, perché così saremo sempre più allenate e spingeremo sempre di più, ma anche per un benessere fisico. Io pensavo di fare poi delle routine magari di automassaggio, quindi dei video con una routine di automassaggio, degli esercizi per l'equilibrio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se eventualmente avete qualche idea da proporre, sono sempre ben accette, lasciatemi i commenti qui sotto. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale YouTube, like se vi è piaciuto il video, noi ci vediamo nei prossimi video, ciao!